Un grido di allarme e di dolore, così come viene definito nel comunicato del SIAP, a seguito dell'incontro svoltosi a Caltanissetta giovedì 19 ottobre 2017 all'interno della sala Emanuela Loi della Questura Nissena, un'assemblea dibattito sindacale in cui è stato affrontato il tema della sicurezza in provincia di Caltanissetta e della mancanza di risorse umane. Per l'occasione era presente anche il segretario nazionale Luigi Lombardo e la segreteria provinciale del SIAP Nisseno con il segretario Giuseppe Porrovecchio. Fanno riferimento alla situazione affrontata nel territorio di Gela, Niscemi, ma anche nella stessa città di Caltanissetta. I temi sono la mancanza di risorse umane che già da tempo, insomma, colpisce la provincia di Caltanissetta, soprattutto in sofferenza sono i due commissariati di Gela e Niscemi per quanto riguarda le risorse umane. In particolare a Niscemi non si riesce più quasi neanche a garantire la presenza della polizia su tutto l'arco delle 24 ore. I problemi sono anche di natura e di carattere logistica. Sempre Niscemi è, diciamo, il commissariato più colpito, laddove la struttura che ospita il commissariato è totalmente inadeguata a quelle che sono le norme per la presenza di posti di lavoro all'interno. Noi cercheremo anche in sinergia con l'amministrazione di trovare delle soluzioni ad avere un commissariato, un immobile nuovo per Niscemi, trovare le risorse per il commissariato di Gela, laddove la struttura è eccessiva rispetto a quelle che sono le esigenze e chiaramente comporta delle spese eccessive per la ordinaria manutenzione che non si riescono più a sostenere, una razionalizzazione migliore degli uomini in provincia, sia su Caltanissetta sia su Gela e su Niscemi. Su Caltanissetta abbiamo il grosso problema degli accompagnamenti degli extracomunitari alla frontiera che assorbono una mole di uomini che non permette più la normale fruizione dei riposi settimanali del personale che si vede costretto a volte a lavorare senza poter fruire del riposo.